Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca e torniamo all'omicidio di ieri pomeriggio a Francavilla al Mare. Una 45enne è stata uccisa dal suo affittuario, lei era la padrona di casa. Il motivo: affitti arretrati non pagati. L'omicidio, come detto, è avvenuto ieri sera al confine fra Francavilla e Pescara, in una palazzina a pochi passi dal mare. Ovviamente c'è stato l'intervento dei carabinieri, che sono riusciti a fermare l'uomo, che era intento, in un goffo tentativo, di occultare il cadavere. L'uomo è stato poi portato in caserma ieri sera a Francavilla, interrogato dal pubblico ministero della procura di Chieti, Falasca, e poi portato nel carcere di Madonna del Freddo, proprio a Chieti. Allora andiamo a vedere la ricostruzione di quanto accaduto e i rilievi della scientifica di questa mattina nel servizio di Francesca Romana Testi. Un omicidio scaturito per il pagamento dell'affitto. La vittima, Monica Di Domenico, 45 anni, psicologa e proprietaria dell'appartamento, ieri pomeriggio si era recata dal suo inquilino per riscuotere gli arretrati, una somma che oscillerebbe tra gli 800 e i 1000 euro. Lui, Giovanni Iacone, 48 anni, originario di Firenze e cuoco disoccupato, ha aperto la porta e detto di non avere i soldi richiesti. Da lì in poi si è consumato l'omicidio, che secondo una prima ricostruzione avrebbe visto Iacone colpire con un oggetto pesante, forse un posacenere, la testa della donna, poi un rumore di vetri rotti e poi il silenzio. A dare l'allarme un vicino, che sentendo le urla della vittima avrebbe dapprima bussato per chiedere cosa stesse succedendo, e non avendo avuto risposta si sarebbe diretto a chiamare i carabinieri, intervenuti subito sul posto e riusciti ad arrestare l'uomo ancora nel palazzo. Il corpo della donna è stato ritrovato in soffitta, avvolto in un lenzuolo. A guidare i carabinieri nel ritrovamento, la scia di sangue lasciata dalla porta della appartamento fino a sopra. La dinamica: si tratta di una lite degenerata, nata tra un conduttore e un locatore di un appartamento per il pagamento dei canoni di affitto, e degenerata con questo omicidio della conduttrice, che è la proprietà, della locatrice, la proprietaria, che è una donna. Questo è quanto. E sì, è stata colpita, almeno nella prima ricostruzione, presenta, poi sarà l'autopsia a dirci, certo, dal capo e dalla gola, insomma. È stato collaborativo al 100%, si tratta di ricostruire con di particolari e anche tecnici. Lui alla fine chiaramente ha confermato di essere stato lui l'autore dell'omicidio. Altro non, cioè, era talmente, tra l'altro erano talmente gli elementi che avevamo comunque raccolto, erano talmente lampanti, erano talmente chiari, che lui non ha fatto altro che poi confermare quello che poi era l'evidenza. Lui, sì, abbiamo trovato, in pratica era ancora in casa. Nella casa. Il nostro intervento è stato immediato e quindi non ha avuto nemmeno il tempo di allontanarsi da casa. Cioè, il cadavere non è stato trovato dentro casa, questo non è stato trovato dentro casa, è stato trovato in un locale diverso dall'abitazione. L'uomo ha subito collaborato con le forze dell'ordine, ma da chiarire ancora la dinamica dell'incidente. La donna infatti presentava un taglio profondo al collo, oltre alla ferita alla testa. Da capire se il taglio sia stato provocato dalla caduta sul tavolo di vetro, andato così in frantumi, oppure che l'uomo abbia inferto un ulteriore colpo al corpo della psicologa. A stabilirlo sarà l'autopsia. Nella mattinata intanto gli uomini del RIS si sono recati nell'appartamento di via Monte Sirente a Francavilla per i rilevamenti e la ricostruzione della dinamica, insieme all'avvocato della difesa. Il primo interrogatorio, subito dopo l'arresto, è durato 4 ore e finito a tarda notte. Il mio assistito si è dimostrato sin da subito molto collaborativo, un evento drammatico, e conseguentemente ha sin da subito manifestato anche rammarico, uno stato di confusione, e ciò nonostante ha fornito una versione dei fatti credibile.
e si deve accertare ovviamente quanto dallo stesso riferito e soprattutto la volontarietà dell'evento, che al momento non sembra così scontata. Siamo in attesa di conoscere gli accertamenti, di conoscere l'esito degli accertamenti disposti dal procuratore, che sono già iniziati, e poi all'esito dei medesimi verificheremo insomma quale sarà la strategia opportuna. Io sono in attesa di conoscere la data dell'udienza di convalida, che ci sarà entro a brevissimo, e il mio assistito è stato tratto in arresto, quindi all'esito della convalida poi si valuterà se adottare una misura cautelare oppure no. Lo ricordiamo, l'uomo Giovanni Iacone è accusato di omicidio volontario, mentre l'esame autoptico dovrebbe tenersi nelle prossime ore, comunque entro la giornata di sabato. Chiaramente dall'autopsia bisognerà capire l'ora esatta della morte e ulteriori dettagli sulle ferite riportate dalla vittima. Ed ora cambiamo argomento, andiamo a Teramo. In prefettura è stato stilato un bilancio di fine anno dal prefetto Gabriella Patrizi. Nel 2016 in provincia i reati sono generalmente diminuiti, anche se il territorio soffre di una criminalità di transito. Inoltre l'immigrazione è aumentata del 6% e Teramo è diventata la prima provincia in Abruzzo per presenza di popolazione straniera regolare, praticamente triplicata. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Bilancio di fine anno del prefetto di Teramo Graziella Patrizi sui risultati ottenuti dalla sicurezza effettuata dalle forze dell'ordine e coordinata dalla prefettura sul territorio teramano. Il primo dato riguarda i reati, che nel 2016 in provincia scendono complessivamente di qualche punto in percentuale grazie al rafforzato controllo su criminalità e terrorismo. Per il prefetto Patrizi il successo nel contrasto al crimine è dovuto alla stretta sinergia tra sindaci, polizie locali e privati. Dottoressa, il principio al quale lei si è ispirata in questo semestre è stato quello della sicurezza partecipata. La sicurezza partecipata è l'unico modo per riuscire a garantire risultati soddisfacenti per la collettività. L'attività sinergica dei diversi livelli di governo, a cui può contribuire anche l'attività dei privati come gli istituti di vigilanza, può riuscire a garantire livelli accettabili di sicurezza alla collettività. C'è un elemento poi che caratterizza la provincia di Teramo, quello della criminalità di transito. Ci sono le bande di transito dalle regioni vicine, in particolare dalla Puglia, dalla Campania, dal Lazio. Ovviamente Teramo è in una situazione baricentrica, c'è un'ottima viabilità e conseguentemente soffre di questa handicap tra virgolette, nel senso che può avere delle ripercussioni sicuramente per quanto riguarda una criminalità che non è radicata sul territorio ma che proviene dall'esterno, fa delle battute e poi va via. Teramo ha anche un primato, il primato della popolazione straniera? Della popolazione straniera io ho parlato però di popolazione regolare, quindi non stiamo parlando dei richiedenti asilo, ho fatto la distinzione come popolazione, come stranieri residenti regolari. Sicuramente Teramo e poi c'è Pescara, L'Aquila e Chieti in minor misura. Per quanto riguarda l'accoglienza il discorso è diverso, abbiamo 850 appunto richiedenti asilo sul territorio provinciale, divisi in 23 strutture, e io ho detto alcuni di questi in ben 8 comuni stanno percorrendo un percorso di integrazione che sicuramente li aiuterà ad integrarsi meglio nel territorio. E questo pomeriggio attorno alle 16 avrà inizio un consiglio comunale straordinario a Pescara per discutere di sicurezza. Vediamo le anticipazioni in questa intervista realizzata da Paolo Renzetti. Raposelli, centrodestra, Pescara ha chiesto un consiglio comunale straordinario sul problema sicurezza. Perché? Il perché di questa richiesta? Ed esiste davvero un problema sicurezza a Pescara?
Assolutamente sì, noi l'abbiamo chiesto, come del resto già a gran voce durante i precedenti consigli, le precedenti commissioni, abbiamo sempre denunciato oramai questa dilagante insicurezza nella città di Pescara, tanto che in passato non siamo stati ascoltati, addirittura siamo stati costretti noi di Forza Italia a mandare una raccomandata a Sua Eccellenza il Prefetto di Pescara proprio per segnalare l'insicurezza, ma il sentimento di insicurezza che pervade oramai ogni cittadino di Pescara, e quindi la nostra segnalazione oramai è datata maggio 2016 per quanto riguarda proprio il documento, il cartaceo, ma addirittura da molto tempo. Pescara non è più quell'isola felice che vogliono farci vedere, che dicono. Pescara sta cambiando, ci sono dai furtarelli di quartiere, siamo passati oramai alle rapine, siamo passati alle rapine con travisamento, e questo è un segnale molto ma molto ma molto importante, rapine a mano armata, cioè ci dobbiamo rendere conto che anche la presenza fisica delle forze dell'ordine su Pescara è un deterrente molto importante, non che le forze dell'ordine non facciano il loro dovere, anzi lo fanno in maniera veramente egregia, solo che bisogna intensificare i controlli, intensificare la presenza, perché il cittadino solamente a vedere delle divise, che possono essere nere dei carabinieri, possono essere azzurre, blu della Polizia di Stato o grigie della Guardia Finanza, addirittura delle mimetiche dell'esercito, che noi abbiamo chiesto anche mesi fa in aiuto e in ausilio alle forze dell'ordine, credo che sia oramai un elemento necessario, e questo è il motivo per il quale abbiamo richiesto questo consiglio straordinario, che soprattutto anche pungolati e spinti dai migliaia e migliaia di cittadini che oramai si sentono, hanno paura dentro le loro abitazioni e anche fuori. Voltiamo pagina, continua la protesta delle associazioni di categoria e dei consumatori per quanto riguarda l'aumento dei pedaggi autostradali. In particolare le proteste riguardano l'autostrada dei parchi, cioè la A24 e la A25, che collegano l'Abruzzo al Lazio e dunque alla capitale Roma. Vediamo insieme il servizio. Gennaio 2017, come per gli altri anni, arriva puntuale l'aumento del pedaggio autostradale Teramo-L'Aquila-Roma, e credo una delle rare, se non l'unico tratto autostradale dove il pedaggio costa più del carburante. Non lo possiamo più sopportare, una situazione di questo genere, atteso anche il fatto che molte persone, tantissime persone da Teramo si spostano giornalmente per andare all'Aquila a lavorare e viceversa, e questa è una situazione sulla quale bisogna mettere mano, visto anche quello che abbiamo alle nostre spalle, cioè una manutenzione scadente, un pericolo costante. I pochi abitanti che sono rimasti qui a Casale San Nicola, una frazione di Isola del Gran Sasso, lamentano la caduta di pezzi di ghiaccio e di calcinacci. No, cascano i pezzi di cemento, sì, è sicuro, questo è garantito, l'ho visto io, li vedono le persone, li vedono tutti quanti, quindi è reale. E posso dire un pezzo andò a finire dietro la schiena di mia suocera. Io chiamai l'autostrada dei parchi laggiù e mi disse: noi siamo assicurati, mandate il referto medico. È una risposta a cavolo. Quindi è una situazione di pericolo costante che non la possiamo avvicinare neanche minimamente al costo, e quindi all'aumento spudorato del costo del pedaggio autostradale. Non può essere che uno che parte da Piazza Garibaldi per arrivare all'Aquila, andare a lavorare, paghi 12 euro al giorno, 12 euro al giorno di autostrada. Cosa deve portare a casa questo signore? In che modo darà da mangiare ai suoi figli? Quindi dobbiamo affrontarlo questo argomento, signor Presidente della Regione e signori prefetti, perché è una situazione che è diventata onestamente insostenibile. Ed oggi c'è stato un consiglio comunale solenne per ricordare i 90 anni dell'unificazione di Pescara e Castellammare.
Presidente Blasioli, quella di oggi è una giornata storica per Pescara. 90 anni fa, il 12 gennaio di 90 anni fa, ci fu l'unione tra Pescara e Castellammare e poi nacque la provincia di Pescara. Sì, l'unificazione è proprio datata 12 gennaio del 1927, il Regio Decreto fu firmato il 2 di gennaio e poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11, quindi oggi è il primo giorno di entrata in vigore proprio 90 anni fa. Una storia quindi moderna ma anche millenaria, perché questi territori insomma li conosciamo già all'epoca romana come porti di Roma sull'Adriatico. È tuttavia una storia abbastanza complessa quella tra Pescara e Castellammare, e la stessa unificazione tra Pescara e Castellammare non fu vissuta nello stesso modo anche dai massimi rappresentanti dei due comuni. Il commissario dell'Anderset, per esempio, il commissario di Castellammare, proprio dopo aver saputo di questa unificazione, a dicembre del 1926 scriveva a Mussolini dicendo giubilo per la nascita di questa unificazione tra Pescara e Castellammare, ma sostanzialmente le chiedo, Presidente, di fare in modo che al nome di Pescara possa seguire anche quello di Castellammare. E questo perché? Perché dal 1863, dalla nascita della ferrovia e quindi dai primi ordini del giorno e raccomandazioni votati da entrambi i comuni, Castellammare e Pescara, si tendeva a una unificazione che fosse florida, soprattutto sul bacino dell'Adriatico, ma che portasse un nome che è quella di Aterno e non quella di Pescara e di Castellammare. E i castellammaresi vissero il Regio Decreto, che entrò in vigore appunto il 12 gennaio del 1927, come una vera e propria annessione di Castellammare a Pescara. Però poi le ragioni economiche, del profitto turistico e anche la possibilità di avere un porto unico, completo tra Pescara e Castellammare, così recitava uno degli atti portati in consiglio comunale, fece in modo che queste polemiche piano piano svanirono e si guardò invece di più all'ambizione di rappresentare il terzo grande polo sull'Adriatico tra Ancona e Bari. Restiamo a Pescara perché il TAR Adriatico ha deciso che lo stadio resta sotto vincolo architettonico, determinando la soddisfazione delle associazioni ambientaliste. Vediamo il servizio. De Santis, il TAR ha confermato che lo stadio Adriatico è sottoposto a vincolo, dando ragione alla soprintendenza, un fatto che voi avevate già più volte sottolineato e che alla fine dunque in un certo senso vi dà anche ragione. Beh, intanto bisogna essere fieri perché Pescara acquisisce un nuovo bene culturale di interesse nazionale, lo stadio Adriatico Cornacchia, adesso è a tutti gli effetti un bene culturale. C'è da dire che bisogna festeggiare, bisognava già allora festeggiare ed è incredibile che il Comune, invece di plaudire a questa scelta della sovrintendenza e andarne orgogliosi, addirittura abbia fatto ricorso al TAR per cercare di annullare questo vincolo. Questa struttura di cemento armato, perché uno dice il cemento armato, in realtà ha un pregio architettonico importante, fatto da Piccinnato il progetto dal 1955 e ricalca anche altri stadi di livello internazionale di allora. E ha delle peculiarità addirittura a livello appunto anche internazionale, quindi è adesso un bene culturale, deve essere tutelato, gestito, fatto conoscere anche alla cittadinanza pescarese di questo pregio. Addirittura vinse un concorso internazionale di architettura nel 1961, quindi lo stadio deve essere visto anche da questo punto di vista, e certo non si può trasformarlo in un grande centro commerciale come qualcuno vorrebbe fare al comune di Pescara. Bisogna appunto portare anche le persone a farlo conoscere da questo punto di vista, non solo dal punto di vista sportivo. È chiaro che poi la sovrintendenza dice se si devono fare dei lavori di adeguamento un po' per migliorarlo, così senza toccare le strutture vincolate, si può fare, ma non certo la trasformazione in un centro commerciale come abbiamo visto. Teramo vanta una grande tradizione nell'ambito della medicina veterinaria, un'eccellenza già dal 1700. La storia di questa specialità medica è stata raccontata in un volume. Se mai a Teramo si volesse attribuire una vocazione, la si potrebbe individuare nell'eccellenza della sanità pubblica. E nella sanità pubblica spicca la medicina veterinaria, che nel teramano vanta una tradizione invidiabile già dal 1700. La storia dello sviluppo di questa specialità medica è racchiusa in un volume curato da Ottavio Di Stanislao e Luciana D'Annunzio dell'Archivio di Stato di Teramo e che raccoglie importanti e autorevoli testimonianze. La pubblicazione, sostenuta dal vicepresidente della Regione Abruzzo, Paolo Gatti,
atti, è stata presentata nell'aula convegni del moderno ospedale veterinario universitario di Piano d'Accio. Un omaggio alla medicina veterinaria di Teramo, che è sempre stata un'eccellenza. Ma diciamo che sono le nostre origini, la provincia di Teramo, l'Abruzzo. Sono territori che hanno vissuto di questo, hanno vissuto di agricoltura, hanno vissuto di allevamento, gli animali veniamo tutti quanti da lì. E poi dalla veterinaria del fango e delle campagne, piano piano nel corso dei decenni abbiamo avuto l'istituto zooprofilattico, la facoltà di veterinaria, adesso questo ospedale veterinario molto importante. Quindi siamo un'eccellenza, l'Abruzzo è e la provincia di Teramo è un'eccellenza nel campo della medicina veterinaria, a cui noi dobbiamo molto e sulla quale dobbiamo continuare a investire. Questa pubblicazione ha a che fare con la memoria, con il passato, con il presente, ma anche con il nostro futuro. Nel libro è raccontata l'evoluzione di una professione nata nel fango delle campagne e che oggi si studia alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Teramo, tra le più prestigiose in Italia, e che il Censis quest'anno ha posizionato tra le 13 migliori del nostro paese. Lei ha scelto di essere veterinario e ha dato alla veterinaria tutta la sua vita. Che significa essere veterinario? Allora, come giustamente ha detto lei, prima di essere preside, prima di essere un docente di clinica ostetrica, sono un medico veterinario. A me la professione ha dato tanto, perché vengo dalla libera professione nella zona dell'Emilia Romagna. E cosa significa essere veterinario? Significa non solo curare gli animali, perché quello è il settore clinico, ma significa anche pensare alla salute dell'uomo. Pensate che tutto quello che arriva sulle nostre tavole è controllato dai nostri servizi veterinari, che sono servizi di eccellenza in ambito nazionale e non. Voi avete questo ospedale per gli animali bellissimo, cosa si fa qui? C'è un gruppo che si occupa di piccoli animali, cani e gatti, e facciamo dalla visita fino a interventi di chirurgia importante. Un'eccellenza in Italia? Beh, presuntuosamente direi proprio di sì. Ci spostiamo a Firenze per andare a vedere il Pitti Uomo 2017. Pitti Uomo in numeri vuol dire 1220 marchi che si presentano al Salone Invernale qui alla Fortezza d'Abbasso. Di questi 540 vengono dall'estero, sono il 44% del totale, e 210 sono nomi nuovi. Gli stand vengono allestiti su una superficie di 60.000 metri quadri, tutti da esplorare per i 36.000 visitatori attesi al Salone. Più di 24.800 sono stati i compratori dell'ultima edizione invernale di Pitti Uomo, 8.800 i buyer dall'estero, 35% del totale, principalmente da Germania, Giappone, Spagna, Gran Bretagna, Turchia, Olanda, Francia, Cina, Svizzera, Belgio, Stati Uniti, Corea del Sud, Austria, Russia e Svezia. Pitti Immagine Uomo, edizione 91, si è aperto in un contesto economico in chiaroscuro per il settore tessile e moda italiano. Secondo i risultati dell'indagine campionaria SMI, dopo un primo trimestre del 2016 in crescita più 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2015, il fatturato tessile moda è entrato in area negativa nel secondo trimestre, cedendo mediamente il 2%. Il fatturato verso l'estero invece è più che soddisfacente. Questo Pitti è considerato un Pitti movimentato, dedicato com'è alla danza. L'idea di fondo è quella di un uomo agile, attivo, super dinamico. Dimmi come balli e ti dirò come ti vesti è lo slogan della manifestazione, declinata al maschile. E adesso invece apriamo la pagina dello sport, andiamo subito in collegamento in diretta con il Poggio degli Ulivi, dove per noi c'è Paolo Renzetti con Andrea Costantini per seguire la partita amichevole fra Pescara e Teramo. A te Paolo. Sì, grazie Alfredo, in diretta qui dal Poggio degli Ulivi. Come potete vedere alle nostre spalle stanno effettuando il riscaldamento i giocatori del Pescara e del Teramo per questa amichevole che inizierà probabilmente qualche minuto dopo le 14.30, l'orario prefissato per questa sgambatura importante sia per il Pescara che per i biancorossi, ma soprattutto per il Pescara, che approfitterà ovviamente con il tecnico Massimo Oddo di fare le prove generali in vista
della gara di domenica prossima al San Paolo contro il Napoli. Si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa di presentazione dell'argentino Andrés Cubas. Ne parleremo tra qualche istante, perché io vado a salutare Andrea Costantini, che è proprio in possesso delle formazioni ufficiali di questa partita. Andrea. Sì, grazie Paolo, buon pomeriggio a tutti. C'è grande curiosità soprattutto sul fronte Pescara, perché probabilmente l'undici che sta per scendere in campo sarà l'undici che vedremo all'opera al San Paolo, perché comunque possiamo notare che tra i titolari c'è Alberto Girardino, grande curiosità tra i tantissimi sportivi che sono alle nostre spalle in tribuna per vedere all'opera l'attaccante che è arrivato proprio all'inizio di questa settimana. Peraltro c'è un rientro a sorpresa in questa formazione, che è quello di Valerio Verre, che va a comporre il centrocampo con Cristante con Memushai. Un altro aspetto da valutare: c'è in campo dal primo minuto Davide Vittorini, perché con l'infortunio di Zampano fuori per due settimane e con la squalifica di Biraghi domenica a Napoli, bisogna individuare i due esterni. Uno sarà Crescenzi, a questo punto Vittorini, che è sul piede di partenza, in realtà sarà schierato lui quasi certamente a Napoli. Dunque l'infortunio di Zampano potrebbe riverberarsi anche sul mercato e ritardare l'uscita di Vitturini, che dovrebbe scendere in campo. Quindi rapidamente la formazione del Pescara con Bizzarri, Stendardo, Campagnaro, Coda, quindi saranno questi quasi sicuramente i tre centrali domenica a Napoli, vista anche l'indisponibilità di Bove e Fornasier, poi Cristante, Memushai, Vitturini, Crescenzi, Verre, Caprari e Girardino. Il Teramo, che quest'oggi prende il posto dei tedeschi dell'Ingolstadt, perché l'amichevole era stata inizialmente programmata con la squadra della Bundesliga, schiera tantissimi giovani. Leggiamo rapidamente la formazione: Calore, Di Renzo e Leone, Cesarini, Altobelli, Orlando, Boulevardi, Mantini, Croce, Steffè e Fratangelo. Questo per l'aspetto delle formazioni. A proposito di Pescara-Napoli, Andrea, dicevi degli infortuni, dei contrattempi, l'ultimo in ordine proprio di tempo, quello di Zampano. Pescara falcidiato dalle assenze, ci saranno tanti forfè per la gara di Napoli. Oggi Oddo in pratica proverà quella che potrebbe essere la formazione da mandare in campo al San Paolo. Beh, penso che l'unico dubbio rispetto a questa formazione possa essere l'impiego di Verre dal primo minuto, perché Verre ha avuto problemi prima con l'influenza, poi altri acciacchi, quindi non si è mai allenato a pieno regime. Oggi viene schierato dal primo minuto. Penso che il dubbio sia tra lo schierare Verre dal primo minuto oppure preferirgli Brugman. Per il resto dovrebbe essere questa la formazione, perché dei centrali i tre disponibili sono questi che abbiamo detto, quindi Stendardo, Campagnaro e Coda, e davanti la coppia dovrebbe essere quella composta da Girardino al debutto in biancazzurro con Gianluca Caprari. E come dicevo, Alfredo, pochi minuti fa si è conclusa la conferenza stampa di presentazione dell'argentino Andrés Cubas, il ventenne arrivato in prestito al Pescara dal Boca Junior, giocatore sudamericano che è stato presentato alla stampa. Se la regia è pronta possiamo andare a vedere un minutino di dichiarazioni del neo giocatore biancazzurro. Il mio primo obiettivo è rimanere al Pescara, giocare e fare il meglio possibile per questa squadra, per cercare di mantenere la categoria. Se poi dovessero decidere anche di riscattarmi, allora rimarrò qui molto volentieri. Buona cosa di ciò, así que yo dejaré todo por el club. Bueno, Torrero mucho no lo he visto jugar. Torreira non l'ho mai visto giocare, ma io sono un calciatore dinamico, di grande intensità, e il mio compito sarà dimostrare le mie caratteristiche qui a Pescara. Verratti, certo che lo conosco, l'ho visto giocare in Italia prima e poi nel Paris Saint Germain. È un calciatore di livello internazionale, io farò di tutto per cercare di avvicinarmi a quello che ha fatto lui finora nella sua carriera. Sì, no, la verdad che Non conosco molto la Serie A, ma so che è un campionato difficile, di grande difficoltà, così come tutti i grandi campionati europei. Io spero di potermi adattare velocemente ai ritmi che ci sono qui in Italia. E queste le dichiarazioni del giocatore argentino Andrés Cubas, che è in attesa del transfert, dunque al momento non è disponibile per la gara di domenica prossima al San Paolo. Qualora dovesse arrivare nei prossimi giorni, nelle prossime ore, comunque prima di domenica prossima, il giocatore potrebbe, anzi sarà sicuramente convocato per la gara in terra campana. Torniamo a parlare di mercato, Andrea, perché c'è qualche novità che riguarda il Pescara e anche il Teramo. Sì, chiaramente è un momento di grande fermento dal punto di vista del mercato. Per quanto riguarda
riguarda il Pescara, domani il presidente Sebastiani e il DS Leone incontreranno gli emissari del Paris Saint Germain per parlare di Jean-Kevin Augustin, l'attaccante del Paris Saint Germain in uscita dalla squadra francese. C'è anche l'ok del tecnico Unai Emery, che ha detto allo stesso giocatore: devi andare via per trovare minuti, e quindi la piazza di Pescara potrebbe fare diciamo al caso dell'attaccante classe 97. Poi praticamente fatta un'operazione duplice con la Juventus per i prestiti di Federico Mattiello, il difensore, e poi il fantasista cipriota Grigoris Castanos, che è un grandissimo prospetto della Juventus. I due potrebbero arrivare la prossima settimana proprio qui a Pescara. Poi da verificare anche la situazione che riguarda Rolando Mandragora, per cui c'è stato un inserimento da parte del Genoa. Sul fronte Teramo intanto diciamo che Stefano Amadio, l'ultimo arrivato, il cavallo di ritorno, è in panchina, quest'oggi lo vedremo penso nel secondo tempo. Poi circa gli ultimi movimenti possiamo dire che è stato preso Suleiman Jallov, attaccante gambiano che arriva in prestito secco dall'Ascoli. L'operazione è stata praticamente formalizzata, si attende soltanto l'ufficialità. Poi sabato mattina dovrebbe arrivare la firma del centrocampista Pietro Baccolo, che è in uscita dal Catanzaro. Si sta muovendo qualcosa per un'uscita secca dell'attaccante Antonio Croce. Domani Luca Forte dovrebbe rientrare alla base al Pescara a firmare un prolungamento del contratto e poi essere girato al Carpi. Per quanto riguarda il difensore Filippo Capitano, è in uscita, piace molto al Siracusa. Questi sono gli ultimi movimenti che possiamo dire circa il Teramo. Grazie Andrea, è arrivato proprio da qualche istante anche qui al Poggio degli Ulivi il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Si vanno riempiendo le tribune qui dell'impianto di Poggio degli Ulivi. Ovviamente diamo appuntamento ai nostri telespettatori per l'edizione delle 19 e poi per quella delle 23 per vedere anche il servizio sull'amichevole Pescara Teramo, oltre che quello sulla presentazione di Andrés Cubas. È tutto dunque per il momento dal Poggio degli Ulivi di Marina di Città Sant'Angelo. A te Alfredo. Sì, grazie a Paolo Renzetti. Allora Andrea Costantini ne ha parlato nelle notizie di mercato del Teramo. Stefano Amadio è in panchina questo pomeriggio, il ritorno del centrocampista metodista del Teramo a Teramo. E allora andiamo ad ascoltare le sue prime parole in biancorosso. Stefano, innanzitutto bentornato. Grazie. Hai lasciato questa piazza, questa città ad inizio campionato, la ritrovi in una condizione decisamente differente a quella a cui eri abituato. Che cosa ti ha spinto a tornare qui a Teramo? Ma sicuramente il fatto che conosco bene la piazza, conosco i compagni, ed era secondo me il posto dove penso di poter rendere meglio. E comunque cambiare squadra a gennaio non è mai facile, perché comunque il campionato in corso è tutto, e qui penso, conoscendo bene il tutto, di poter fare bene. Ti aspettavi che il Teramo si trovasse a metà del campionato in questa posizione di classifica, tu che con il Teramo hai lavorato quest'estate, poi con questo gruppo? Ma ti dico, all'inizio stagione pensavamo tutti, penso anche tutti i miei compagni, di poter ambire a qualcosa di più. Poi il campionato purtroppo è andato così, io credo che questa squadra comunque possa fare bene e uscirne nel girone di ritorno, e lo spero, insomma, cercherò di dare il mio contributo così come i miei compagni per salvarci tranquillamente. Ti aspettavi qualcosa di più dall'esperienza in Serie B, dall'esperienza latina? Sì, sicuramente è andata un po' così per demeriti miei, però sono consapevole della scelta che ho fatto, mi rimetto in gioco e vengo qui appunto per dare il meglio di me e cercare di riprovarci magari in futuro. È chiaro che non hai giocato tanto, a che condizione è in questo momento Stefano Amadio a 11 giorni dalla ripresa del campionato di fatto? Ma non, questo non te lo so dire, sicuramente mi sono sempre allenato, non ho avuto grossi problemi, mi mancherà un po' il ritmo partita, ma spero di acquisirlo il prima possibile. Visto che hai detto che tornare a Teramo è stata una scelta di cuore, allora vuoi salutare, risalutare di fatto quelli che sono stati i tuoi tifosi che hai abbandonato solo per qualche mese? Come no, io li ringrazio per l'affetto e spero che insieme possiamo salvarci tranquillamente. E con l'intervista di Jacopo Forcella si chiude qui la prima edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.